Allora, buongiorno. Oggi continuiamo a parlare di inviluppi. Parliamo di inviluppi e incominciamo con un esempio semplice per familiarizzare con i concetti relativi alla teoria dell'inviluppo. Ecco, facciamo un esempio che richiama un po' un esercizio classico addirittura di fisica che riguarda la balistica, cioè il moto del proiettile. Ecco, sapete bene che nel momento in cui viene sparato un proiettile con una certa velocità iniziale, quindi con un cannone che è inclinato rispetto all'orizzontale in un certo angolo alfa, il moto è parabolico, ok? È parabolico per effetto naturalmente del campo gravitazionale. Nel momento in cui variamo l'angolo di inclinazione, ovviamente varia la traiettoria, sempre una parabola, ma una parabola diversa, anche a parità di velocità iniziale. Bene, è possibile determinare una parabola che è nota come parabola di sicurezza, che è determinata proprio dall'inviluppo di queste traiettorie paraboliche. E quindi è un esempio, se volete, più semplice, ma per familiarizzare con il concetto di inviluppo con il quale noi abbiamo a che fare nella progettazione dei meccanismi, appunto a proposito dei meccanismi con coppie superiori e quindi a proposito di profili completi. Ok, allora partiamo con questo esempio. Quindi immaginiamo di avere un sistema di riferimento OXY nel piano verticale, quindi immaginiamo che questo sia il verso dell'accelerazione di gravità, quindi le linee di forza del campo gravitazionale sono appunto verticali. Allora, come vi dicevo, supponiamo di sparare un proiettile con una velocità iniziale che è rappresentata per esempio da questo vettore che noi indichiamo con 0, un vettore che è inclinato rispetto all'orizzontale di un angolo alfa. Allora, di questo vettore possiamo determinare le componenti x e le componenti y. Immaginiamo che questo oggetto, questo proiettile, abbia una massa m, quindi è un problema di dinamica, insomma, di dinamica del punto materiale in due dimensioni e naturalmente può essere risolto con la seconda legge della dinamica che ben conosciamo, quindi f uguale ad m. In questo caso la nostra f come forza esterna è rappresentata dalla forza di gravità e quindi mg. Come vedete mm si semplifica e quindi praticamente è indipendente dalla massa del proiettile, però otteniamo che l'accelerazione vettoriale è effettivamente uguale all'accelerazione di gravità. Siccome si tratta di un moto bidimensionale, lo possiamo proiettare sull'asse x e sull'asse y del nostro sistema di riferimento, avendo assunto convenientemente l'asse x orizzontale, quindi perpendicolare alla linea di forza del campo gravitazionale, l'asse y, come vedete, che ha la direzione della verticale un verso opposto. Quindi se andiamo a decomporre, come dicevo, questo moto sull'asse x e sull'asse y, noi otteniamo semplicemente che una x due punti, che sarebbe la componente x dell'accelerazione, secondo x, è naturalmente uguale a 0. Perché? Perché la g ha la direzione della y, evidentemente. Invece la y due punti è uguale a g in modulo, ma ovviamente verso contrario per la particolare scelta del sistema di riferimento in cui la y è opposta appunto all'accelerazione di gravità. Bene, da questo momento in poi noi possiamo procedere per successive integrazioni e quindi ricavare le leggi delle velocità, le leggi dello spostamento. Ok? Allora, nel moto, nella componente di moto secondo l'asse x abbiamo un'accelerazione nulla, il che vuol dire che è un moto uniforme naturalmente, perché l'accelerazione è uguale a 0. Invece nella componente di moto sulla verticale
abbiamo un moto uniformemente decelerato, almeno in fase di salita, e poi vedremo uniformemente accelerato. Va bene, insomma, in maniera molto semplice noi possiamo andare a integrare queste due equazioni differenziali separatamente e quindi ricavare la x punto che sarà data semplicemente dalla componente della velocità iniziale secondo x, che è uguale a v0 cosina di alfa, e poi abbiamo una y punto che deriva dall'integrazione di questa seconda equazione differenziale, e quindi abbiamo nel tempo naturalmente, quindi meno gt più la velocità iniziale componente secondo y, che sarebbe v0 per il seno di alfa. Ok? E quindi queste sono le relazioni delle velocità. Come vi dicevo, modo di forma, perché la velocità è costante secondo x, e una velocità che ha una variazione lineare in funzione del tempo. Bene, in questo caso a noi interessa in particolare le leggi di spostamento, e quindi andiamo a fare un'altra integrazione per sapere come varia la x e la y in funzione del tempo. Va bene? Allora, da quest'altra integrazione che noi andiamo ad effettuare, abbiamo che x è uguale a v0 cosen alfa t. Ci sarebbe in teoria la costante di integrazione che corrisponde alla x con 0, però la x con 0 in questo caso è 0, e quindi questo è quanto otteniamo. Modo di forma. Quindi spazio uguale a velocità per il tempo. Va bene? Analogamente andiamo a ricavare la y. È ovvio che qui, non avendo moto uniforme, insomma, dobbiamo fare questa integrazione, ma sappiamo benissimo come fare, quindi qui devo fare l'integrale di questa, quindi è un mezzo gt quadro più v0 seno di alfa t. Ci sarebbe anche qui l'altra costante di integrazione, la y con 0, ma anche questa è uguale a 0. Quindi queste sono le equazioni che noi otteniamo. Quindi abbiamo la x, sarebbero le equazioni parametriche del moto, in effetti, no? La x funzione del tempo, la y funzione del tempo, le equazioni parametriche del moto. Benissimo. Ma a noi in questo caso interessa la traiettoria. Quindi vogliamo una y funzione di x, cioè l'equazione della traiettoria. Va bene? Siccome abbiamo questa equazione in forma parametrica in funzione del parametro tempo, noi eliminiamo il tempo tra le due e giungiamo all'equazione della traiettoria. Quindi dalla prima noi abbiamo che t è uguale a x diviso 0 coseno di alfa, ok? E questa la andiamo a sostituire nella seconda. Quindi nella seconda abbiamo y che è uguale a meno un mezzo g di quadro, e quindi abbiamo un x quadro, un 0 quadro cosin quadro di alfa, più un 0 seno di alfa t, cioè x diviso un 0 coseno di alfa. Va bene? Quindi questo V0 e questo V0 va via, e giungiamo alla seguente equazione, cioè y è uguale a x tangente di alfa meno un mezzo g su un 0 quadro cosen quadro di alfa per x quadro. Questa è l'equazione che noi otteniamo, va bene? L'equazione che noi otteniamo. Questa è l'equazione di una parabola, ok?
la riconosciamo subito, perché per un certo valore dell'angolo alfa, naturalmente tutto questo è costante, un zero accelerazione di gravità, che naturalmente anche questa è una costante. Quindi abbiamo l'equazione di una parabola. In altri termini, la traiettoria è di questo tipo, naturalmente la traiettoria è tangente al vettore velocità, quindi questo è vero naturalmente anche in questo caso, e abbiamo una traiettoria di questo tipo, questo sarebbe il grafico di questa funzione, dove naturalmente abbiamo un valore massimo che rappresenta il vertice della parabola, che può essere naturalmente determinato. Ma in realtà questo è soltanto un esempio, come detto all'inizio appunto della lezione, soltanto un esempio, perché noi vogliamo puntare l'attenzione sul diritto. Ok? Allora, noi abbiamo l'equazione di una parabola in forma esplicita, quindi la y funzione di x, nel momento in cui alfa è determinato, quindi nel momento in cui noi facciamo riferimento ad un particolare alfa. Ma se ora facciamo variare alfa, naturalmente ottengo una parabola diversa, quindi con un diverso valore di alfa l'equazione è sempre una parabola, però evidentemente se variano queste costanti la parabola sarà diversa, giusto? Quindi poi le disegneremo tutte insieme. Quindi in sostanza se noi consideriamo alfa come un parametro, questa la possiamo scrivere magari convenientemente in forma implicita in questo modo, cioè possiamo dire che abbiamo una funzione di quali variabili? Di x, di y e di alfa. Questo è uguale, per esempio porto tutto a primo membro e ho una y meno x tangente di alfa più un mezzo g diviso un zero quadro cosen quadro di alfa x quadro uguale a zero, no? Quindi l'ho riportata in forma implicita, ma quello che è importante è che noi qui abbiamo una funzione di tre variabili, quindi per ogni valore di alfa io ho una curva, al variare di alfa io ho una famiglia di curve, in questo caso una famiglia di parabole, perché è un esempio particolare, ma quello che mi interessa trasmettere è il concetto generale, a partire da un esempio, diciamo, che c'è comunque abbastanza familiare anche da altri corsi. Va bene? Quindi questa è l'equazione della famiglia di parabole. Della famiglia di parabole, ma noi da questa famiglia di parabole, al variare del parametro alfa, noi vogliamo andare a determinare la curva in sviluppo. Ok? Che diventa praticamente, come dicevo prima, una parabola di sicurezza, nel senso che oltre la curva in sviluppo non posso andare, ok? A meno che non vari la V con 0 che sto assumendo come costante. Quindi immaginate di avere un cannone che sia in grado di fornire una velocità iniziale V0, l'unica cosa che posso fare è variare alfa, va bene? Cioè l'inclinazione. Variando l'inclinazione state pur tranquilli che praticamente la traiettoria sarà contenuta nella parabola di sicurezza, che però da un punto di vista matematico rappresenta la curva in sviluppo di questa famiglia, va bene? Ed è quello che noi andiamo a fare. Come facciamo a ricavare l'equazione matematica della curva in sviluppo? Allora, dobbiamo imporre che la derivata parziale di questa funzione rispetto al parametro alfa, che non è la curva ma è il parametro che fa variare le varie curve, ok? Quindi alfa in questo caso deve essere uguale a 0. Allora andiamo a calcolare la derivata parziale. Allora questo è uguale a 0, qui ho un meno x, la derivata rispetto ad alfa della tangente, questo è un cosen quadro di alfa, più un mezzo g x quadro diviso di z
0,4, queste sono tutte costanti perché sto facendo la derivata parziale rispetto ad alfa, quindi anche x quadro è naturalmente una costante, devo andare a derivare questo coseno quadro. Se lo vedo come un coseno alla meno 1 di alfa, alla meno 2 scusate, di alfa, qui che cosa viene fuori? Viene fuori meno 2 coseno alfa alla meno 2, meno 1 quindi alla meno 3, ok, per la derivata di coseno alfa, perché è una funzione composta, e quindi per meno il seno di alfa, ok? Benissimo, allora 2 e 2 si semplificano, questo come detto è la condizione che deve essere combinata, come vedremo, con l'equazione della famiglia al fine di ottenere l'equazione della curva di sviluppo. Va bene? Ok, quindi la derivata parziale rispetto ad alfa deve essere uguale a 0. Allora andiamo a sviluppare questa equazione e che cosa otteniamo? Allora, riscrivo qui. Quindi ho un df in d alfa che è uguale, andiamo a mettere in evidenza x sul coseno al quadrato di alfa, x sul coseno al quadrato di alfa, moltiplico anche per meno 1, lo posso fare, e quindi ottengo qui 1 meno gx su v0 quadro per la tangente di alfa uguale a 0. Ok? Perché questo sarebbe coseno alla meno 3, quindi sarebbe 1 su coseno al cubo, se metto questo in evidenza, seno su coseno, tangente, che mi ritrovo lì. Questo segno sarebbe positivo avendo moltiplicato per meno 1, cioè meno qui, ok? Quindi da questa ottengo quella. Allora, questa uguale a 0 si ha per x uguale a 0, ma quello che mi interessa di più, che ha maggiore significato fisico, è uguagliare a 0 questo fattore. Andiamo ad uguagliare a 0 questo fattore e vediamo che cosa otteniamo. Otteniamo che la tangente di alfa deve essere uguale a v0 quadro diviso gx diviso gx. Questa è la condizione che noi stavamo cercando. Va bene? La condizione che stavamo cercando al fine di combinarla con l'equazione della famiglia e quindi ottenere quella che è l'equazione della curva in sviluppo. Ed è quello che ci apprestiamo a fare. Allora, questa la vado a sostituire qui dentro e vediamo che cosa succede. Allora, abbiamo y meno x tangente alfa, e quindi questo è uguale direttamente a 0 quadro diviso gx, più un mezzo g x quadro diviso v0 quadro, vi riscrivo per il momento 1 sul coseno quadro di alfa uguale a 0. Va bene? Ma noi, come avete ben capito, vogliamo eliminare il parametro alfa, ok? Parametro alfa perché vogliamo l'equazione della curva di sviluppo. Quindi dobbiamo cercare di eliminare questo termine. Bene, questo si può fare se ricordiamo una formuletta che proviene dalla trigonometria ed è la seguente, cioè che 1 sul coseno quadro di alfa può essere scritto come 1 più la tangente al quadrato di alfa. Va bene? Questo è
abbastanza immediato, perché questo è 1 più sen quadro di alfa diviso cosen quadro di alfa. Se fate il mio comune multiplo, qui abbiamo cosen quadro di alfa più sen quadro di alfa diviso cosen quadro di alfa, ma il numeratore è uguale a 1 e quindi rimane dimostrato quanto vi ho appena detto. Quindi in sintesi possiamo esprimere 1 su cosen alfa come 1 più la tangente di alfa, ed è quello che ci apprestiamo a fare per liberarci di alfa in questa equazione. Quindi 1 su cosen alfa è uguale a 1 più la tangente al quadrato di alfa, ma questo è anche uguale a 1 più la tangente di alfa, sarebbe questa, e quindi questa quadrata, naturalmente. Ok? Quindi 1 più v con 0 quadro diviso gx al quadrato. Quindi dobbiamo sostituire a tutto questo termine, 1 su cosen quadro di alfa, andiamo a sostituire 1 su, anzi no, 1 più questa espressione in sostanza. Va bene? Ok, allora qui otteniamo che cosa? Y meno x e x vanno via, quindi meno 0 quadro diviso g più più abbiamo un mezzo g quadro diviso più 0 quadro, un mezzo gx quadro diviso un 0 quadro moltiplicato per 1, ok? Abbiamo ancora più un mezzo gx quadro diviso un 0 quadro per questo termine che è un 0 quadro diviso gx tutto al quadrato. Questa è uguale a 0. Va bene? Quindi ho sostituito questa espressione in quella della famiglia di curve, e poi mi sono liberato di questo cosen alfa. Come vedete, ora abbiamo tutta un'equazione in xy, alfa non c'è più. Va bene? E allora questa la possiamo ulteriormente scrivere in questo modo: l'espressione finale è la seguente: y uguale a meno un mezzo g su 0 quadro x quadro più un mezzo v0 quadro su g. Questa è l'equazione finale della curva in sviluppo, in questo caso specifico conosciuta anche come parabola di sicurezza, perché anche la curva in sviluppo è una parabola, e ce ne accorgiamo subito, perché come vedete questa è una costante e anche questa pertanto è la classica espressione di una parabola. Questa si deriva da quella di sopra in maniera molto, molto, molto semplice e immediata. Ecco, andiamo a fare ora un grafico di questa curva. Allora, se noi andiamo calcolare per esempio la derivata prima della y in funzione di x, al fine di scoprire, di individuare il massimo in questo caso della funzione, ci accorgiamo che il massimo si verifica esattamente per x uguale a 0. Va bene? Per x uguale a 0, perché sappiamo che la y' x a che cosa è uguale? A meno 2g
x diviso 2 v0 quadro, va bene? Rispetto a x, questa imposta uguale a 0 mi dà naturalmente x uguale a 0, quindi la derivata prima di quella funzione è uguale a 0 quando x è uguale a 0, quindi la curva in sviluppo è di questo tipo, cioè presenta un massimo qui, va bene? Pur essendo una parabola, ma naturalmente una parabola diversa, che inviluppa naturalmente, questo è il punto di tangenza tra una delle parabole per un certo valore di alfa con la curva inviluppo. Quindi se noi andiamo a variare l'angolo alfa, come dicevo prima, otteniamo per esempio quest'altra parabola, che la curva inviluppa presenta con questa un altro punto di tangenza, quindi una per ognuna. Se salgo ancora con l'angolo alfa ottengo qualcosa di questo genere, e attenzione, il punto di tangenza con la curva inviluppo è diverso dal punto dei massimi, tant'è vero che il luogo di massimi è, diciamo, una curva diversa, in particolare si tratta di una ellisse, ma questo ci interessa meno per quello di cui stiamo parlando, va bene? Quindi questa è la curva in sviluppo delle parabole. Questo è un primo esempio che riguarda appunto l'inviluppo, e quindi per vedere come è possibile determinare la curva inviluppo di una famiglia di curve. Quindi alla fine le equazioni importanti che noi abbiamo utilizzato a tale proposito sono queste, cioè l'equazione della famiglia, ed otteniamo una famiglia nel momento in cui abbiamo un parametro addizionale che fa variare la curva stessa, e questa condizione che corrisponde alla condizione di tangenza tra ciascuna curva e la curva in sviluppo. Va bene? Ok. A questo punto andiamo a considerare gli altri esempi, e in ciascuno di essi facciamo delle considerazioni. Ok, concluso questo esempio, facciamo un ragionamento diverso. Allora, supponiamo di avere un sistema di riferimento di questo tipo, quindi un sistema di riferimento fisso, O, X, Y, e andiamo a considerare un sistema di riferimento mobile e ruotante rispetto al primo, in questo modo, in un angolo teta. Questo riferimento mobile lo indichiamo con omega che coincide con O, si eta, e questo ruota intorno a questo punto. Le origini dei due sistemi di riferimento coincidono, va bene? Ora andiamo a considerare questa distanza, la riteniamo costante e la indichiamo con E. Dopodiché vado a prendere sulla verticale questa, e questa distanza sulla verticale la indico con R. Quindi E, come vedremo, è una eccentricità, ed R è un raggio, ok? Che rimane sulla verticale. Andiamo a considerare ora
una retta che è parallela all'asse X come sistema di riferimento fisso, ma che naturalmente risulta inclinata e variabile rispetto al sistema mobile. Ok? Andiamo a tracciarla. Quindi immaginiamo di avere questa retta. Questo angolo è di 90 gradi. Chiamo questo punto come punto P. Ok? Allora, questa retta si mantiene costantemente parallela all'asse X, ma se noi ragioniamo sul riferimento mobile, naturalmente se tengo questa fissa e gira il riferimento mobile, è come tenere fissa, tenere fisso il sistema di riferimento e far ruotare la retta. Quindi comunque quella retta rispetto al riferimento mobile genera una famiglia, ok? Perché si muove rispetto al riferimento mobile. Va bene? Allora, procediamo in questo modo. Noi vogliamo ricavare la curva in sviluppo di questa retta nel riferimento mobile. Ok? E a tale proposito possiamo, per esempio, procedere in questo modo. Allora, andiamo ad individuare le coordinate del punto P nel riferimento mobile. Allora, possiamo procedere in forma vettoriale, comunque anche in forma cartesiana. Ok? Quindi questo è teta, ma siccome le rette, queste sono rispettivamente perpendicolari, è teta anche questo. Quindi questa è la coordinata, la scissa del punto P, questa è l'ordinata del punto P rispetto al riferimento mobile. Ok? Allora, questo punto P ha queste componenti. Queste componenti che sono, allora, una xi che è uguale ad E, che è una costante, più R per il seno di teta. Eta invece è uguale ad R per il coseno di teta. Queste sarebbero le componenti di P nel riferimento mobile. Andiamo ora a scrivere l'equazione di questa retta, va bene? L'equazione di quella retta nel riferimento mobile. Applichiamo concetti ben noti della geometria analitica. Allora vi scrivo l'equazione della generica retta passante per il punto P e poi faccio riferimento a quel particolare coefficiente angolare, che però lo possiamo già individuare perché il coefficiente angolare è, in effetti, sarebbe questo, giusto? Perché questo è teta rispetto al riferimento mobile sempre. Ok? Quindi è inclinata di meno teta, quindi la tangente di meno teta mi dà il coefficiente angolare. Ma cominciamo con lo scrivere in generale l'equazione della generica retta passante per P. Quindi cosa posso scrivere? Eta meno eta 0, che ci è più familiare, è uguale ad m coefficiente angolare che moltiplica xi meno xi con 0, va bene? Dove il punto xi con 0 e eta 0 sono esattamente queste componenti, cioè le componenti di P nel riferimento. E allora devo scrivere eta meno eta 0, che sarebbe r coseno di teta, che è uguale ad m, ma m lo esplicitiamo subito come detto prima, perché sarebbe meno la tangente di teta, giusto? Meno la tangente di teta, e questa sarebbe naturalmente meno sen teta sul coseno di teta, e lo scrivo qui direttamente, quindi sen teta sul coseno di teta per xi meno xi con 0, ma il nostro xi con 0 sarebbe
quindi meno E meno R seno di teta. Va bene? Questa è l'equazione della retta arancione, se volete, della retta A del sistema di riferimento mobile dove il parametro del moto è l'angolo teta, perché il riferimento mobile, come vedete, ruota intorno a un punto fisso e quindi la sua posizione è individuata unicamente dal parametro teta. Va bene? Abbiamo quindi l'equazione di questa retta. Ok, la possiamo sviluppare e scriverla in maniera diversa. Semplicemente abbiamo eta coseno di teta meno r coseno al quadrato di teta, supporta primo membro, quindi ho meno si seno di teta, questo è più, meno e seno di teta meno r seno al quadrato di teta uguale a 0. Quindi ho fatto il minimo premuto e ho portato tutto al primo membro. Se vado a vedere, qui ho un r cosen quadro, r sen quadro, se metto in evidenza r, sen quadro più cos quadro uguale a 1, quindi la posso scrivere come eta coseno di teta più xi seno di teta meno, tra queste due rimane soltanto r, più e seno di teta uguale a 0. Ok? Ecco, vedete che anche in questo caso, come nell'esempio precedente, noi siamo riusciti a scrivere l'equazione di quella retta nel riferimento mobile in cui compare anche il parametro del moto teta. Quindi per un particolare valore di teta è l'equazione di una retta, però facendo variare teta io ho una famiglia di rette, giusto? Cioè questa la posso ancora vedere come una funzione di che cosa? Di xi, di eta e di teta, quindi di tre parametri. Quindi ho una curva nel piano, funzione di due parametri naturalmente, ma ne ho un terzo che determina lo spostamento della curva nel piano, quindi ho la famiglia di curve, in questo caso una famiglia di rette, e il parametro del moto è appunto teta. Va bene? Ok, allora al fine di trovare la curva in sviluppo che è tangente a tutte le curve della famiglia, io devo imporre che la derivata parziale, come fatto prima, di f rispetto al parametro del moto che è teta deve essere uguale a 0, ed è esattamente quello che ci apprestiamo a fare. Qui abbiamo meno eta seno di teta più xi coseno di teta, va bene? Questo naturalmente è uguale a 0, quindi viene meno e coseno di teta uguale a 0. Questo è quello che otteniamo imponendo questa condizione. Ok? Andiamo avanti e da qui possiamo andare a scrivere eta sen teta che è uguale a semplicemente a e meno xi per il coseno di teta. Più meno xi meno eta. Quindi da questa otteniamo la relazione finale, che
che è la seguente, quindi seno su coseno, abbiamo anche qui una tangente di teta che è uguale a xi meno e diviso eta. Questa è l'equazione che viene combinata con l'equazione della famiglia al fine di individuare l'equazione della curva in sviluppo, in maniera analoga a quanto fatto prima, però con un esempio diverso che è più vicino alle nostre applicazioni. Benissimo. Allora, se in questa equazione divido il primo e il secondo membro per il coseno di teta, che cosa ottengo? Ottengo eta più xi per la tangente di teta meno r su coseno di teta meno e tangente di teta uguale a 0. Va bene? Semplicemente diviso per il coseno teta, così compaiono queste due tangenti e questo mi agevola nella sostituzione di questa equazione che abbiamo appena ricavato. Attenzione, qui compare questo termine che apparentemente ci dà un po' fastidio, perché noi vogliamo come al solito eliminare il parametro teta in modo tale da avere l'equazione in due parametri, cioè l'equazione di una curva. Qual è la curva in sviluppo? Va bene? Ma se noi andiamo a guardare questa, ci accorgiamo subito che eta è uguale ad r cos teta, e quindi da questa possiamo andare a sostituire il coseno di teta e quindi liberarci appunto del parametro teta, perché il coseno di teta lo posso esprimere come eta su r. Va bene? Come eta su r. Benissimo. Allora proseguiamo. Quindi abbiamo con la sostituzione, quindi abbiamo eta più xi tangente di teta, che è questa, quindi xi che moltiplica xi meno e diviso eta, ok, meno, e abbiamo un r quadro diviso eta, sostituendo a coseno eta su r, va bene, meno e che moltiplica la tangente di teta, cioè ancora xi meno e diviso eta uguale a 0. Ok, abbiamo operato queste sostituzioni, adesso dobbiamo semplicemente sviluppare per ottenere l'equazione finale della curva in sviluppo, che è quella che mi interessa di più naturalmente. Faccio il mio multiplo, qui ho un eta quadro più xi quadro meno e xi meno r quadro meno xi e più e al quadrato uguale a 0. Quindi l'equazione finale è la seguente: eta quadro più xi quadro meno 2 e xi più e quadro meno r quadro uguale a 0. Questa è l'equazione della curva in sviluppo. Equazione della famiglia di rette nel riferimento mobile, in questo caso l'equazione che ci consente
di imporre la condizione di tangenza tra la curva in sviluppo e ciascuna curva della famiglia, combinando queste due ottengo la curva in sviluppo. Bene, che tipo di curva è? Nel caso precedente, no? Veniva fuori questa curva in sviluppo, cioè una parabola. In questo caso è una curva diversa. Ce ne accorgiamo subito che si tratta di una circonferenza. Va bene? Ma com'è posizionata questa circonferenza? Il modo forse più semplice per individuarlo è il seguente. In realtà si tratta di una circonferenza che ha il centro in questo punto ed ha un raggio R grande. Andiamo a rappresentare, se volete facciamo una piccola verifica. Bene, questo è un caso che ci dovrebbe risultare abbastanza familiare. Perché? Perché abbiamo a che fare con un meccanismo a camme, la cui camma è rappresentata da una circonferenza eccentrica, cioè il centro di rotazione fisso della camma è questo, il profilo della camma è circolare, naturalmente, ma diventa camma perché è presente questa eccentricità, ok? Quindi questo è il centro O1 della circonferenza di raggio R, ma il centro fisso di rotazione è eccentrico, con eccentricità I. E la retta di cui si parlava prima è nient'altro che il profilo di una punteria a piattello. Va bene? Quindi se gli vogliamo dare maggiore senso fisico legato alla parte applicativa, praticamente noi abbiamo una cosa di questo genere. Un meccanismo a carne, ok? E quindi abbiamo dimostrato che avendo una punteria a piattello a profilo rettilineo, il profilo della camma, in questo caso particolare una circonferenza, ok? Il profilo della camma è proprio l'inviluppo di questa rete intorno alla camma stessa. Va bene? Ovviamente questo discorso vale in generale, anche quando la legge di moto non è sinusoidale come in questo caso, ma la legge di moto, come accennato, viene assegnata per esempio tramite la legge delle accelerazioni. Quindi abbiamo la legge dell'accelerazione, accelerazione costante, accelerazione trapezoidale, trapezoidale modificata, polinomiale, cicloidale. Ci sono diverse leggi delle accelerazioni, per integrazione si arriva alla legge di alzata e dalla legge di alzata per il sviluppo si ottiene il profilo della camma. Quindi questo discorso è naturalmente valido in generale. Va bene? Ok, allora andiamo ancora avanti su questo ragionamento inerente l'applicazione della teoria dell'inviluppo e passiamo ancora ad un altro esempio. Allora,
cancello. Un altro esempio di interesse applicativo per gli ingegneri meccanici, e consideriamo per esempio il caso, lasciatemi fare uno schemino, immaginiamo che questa sia molto schematicamente una fresa a candela, no? Che viene utilizzata per esempio per la realizzazione delle chiavette, delle sedi delle chiavette o delle linguette sugli alberi. Ecco, nel momento in cui questa fresa è dotata di un certo moto di rotazione, come ben sapete nelle macchine utensili abbiamo una velocità di taglio che poi viene combinata con una velocità di avanzamento, no? Perché se rimanesse allo stesso punto, nel momento in cui ha operato la sportazione di luce in quel punto, chiaramente non riesco a generare un'asola, no? Perché poi la sede della chiavetta in sostanza è come un'asola, quindi c'è questo moto, ma in più c'è cosa? C'è un moto di avanzamento, naturalmente, no? Che può essere per esempio di questo tipo, e questo porta a generare, chiaramente con una certa profondità, comunque sia, porta a generare un'asola, va bene? Di questo tipo, per esempio su ok, in seguito al moto di avanzamento. Bene, questo è quello che noi abbiamo modo di vedere osservando la lavorazione della sede di una chiavetta su un albero. Ecco, noi però adesso lo vogliamo affrontare questo problema dal punto di vista matematico, cioè noi vogliamo l'equazione della curva in biluppo, perché in effetti noi abbiamo cosa? Mentre questi utensili, in questa parte tagliente dell'utensile di questa fresa a candela è naturalmente ruota, chiaramente copre uno spazio circolare, no? Insomma, è qualche modo somiglia alla punta di un trapano, no? Va bene? Qualcosa di simile. Va bene? Dopodiché, a causa della presenza del moto di avanzamento, si opera la sportazione di drucciolo, naturalmente in una certa direzione, se questo è l'asse dell'albero, naturalmente. Ecco, qui il discorso è abbastanza semplice, ma provate ad immaginare nelle ruote dentate a denti elicoidali, nelle ruote dentate ad assi sghembi, nelle ruote a vite senza fine, nelle ruote ipoidali. Il discorso è molto più complicato, ma la base del discorso è esattamente quello che stiamo affrontando insieme. Va bene? Quindi nel momento in cui io ho questa circonferenza che si sposta, genera naturalmente un inviluppo, va bene? In questo caso si sposta con moto rettilineo, ma provate a immaginare una fressatura su una piastra. Io posso immaginare di guidare l'utensile secondo una certa traiettoria, se vado per esempio a sagomare una canna, per esempio, ok? Può essere anche una canna di forma, ok?
Benissimo. E qual è la curva generata dalla lavorazione? Attenzione, è una curva in sviluppo. Se la vogliamo ricavare matematicamente, dobbiamo applicare questi metodi. Ok? Benissimo. E quindi, con riferimento a questo esempio pratico, andiamo a considerare, a schematizzare il problema in questo modo. Quindi questo è l'asse X, questo è l'asse Y, io ho una circonferenza che sarebbe questa, il cui diametro corrisponde al diametro di taglio della fresa utensile, va bene? E quindi disegno questa circonferenza in una posizione generica, ok? In una posizione generica, e questa posizione generica la individuo, per esempio, la caratterizzo con questa distanza o con questa coordinata x con 0. Qui ho un raggio assegnato di questa r. Vogliamo andare a ricavare la curva in sviluppo nel momento in cui varia questa x con 0, perché se varia la x con 0 la circonferenza si sposta e genera una famiglia, no? Una famiglia vuol dire che io ho un'altra posizione che è questa, un'altra posizione che è questa, esattamente quello che voi vedete osservando una fresatrice che sta effettuando una lavorazione della sede di una chiavetta. Ok? Abbiamo questa famiglia, però noi dobbiamo procedere ora per via matematica. Ma non è un grosso problema, perché noi andiamo a scrivere l'equazione della circonferenza passante per questo punto. Come ben sappiamo, possiamo fare in questo modo: quindi x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato che è uguale a r quadro. Questo in generale, ma in questo caso la y con 0 è uguale a 0, giusto? Quindi questa non c'è, perché noi stiamo ipotizzando che il movimento sia solo lungo l'asse delle ascisse, per scelta, ma comunque sia il movimento lineare. Ok? Benissimo. Allora, andiamo a sviluppare questo quadrato, quindi abbiamo x quadro più x con 0 quadro meno 2 x con 0 x più y quadro meno r quadro uguale a 0. Ecco, che cosa viene fuori? Ancora una volta ho l'equazione di una famiglia. Di una famiglia perché? È perché ancora una volta io ho una f che è funzione di x, y e quindi della curva. Ma qui compare un altro parametro che in questo caso è indicato con x con 0, che è il parametro del moto. Va bene? Cioè l'x con 0 sarebbe questo. Qui ho parlato di velocità, ma se parliamo di spostamenti, questa sarebbe la x con 0 nella stessa direzione della velocità di avanzamento. Ci siete? Ok. E allora valgono le considerazioni fatte prima. Considerazioni fatte prima, cioè questa è l'equazione della famiglia. Andiamo a imporre che la derivata parziale df in dx con 0 deve essere uguale a 0. Allora, derivata parziale, quindi qui ho un 2x con 0, qui ho un meno 2x, questo è 0, uguale a 0. 2 e 2 si semplifica, che cosa viene fuori? Viene fuori che x è uguale a x con 0. Quindi per ottenere l'equazione della curva in sviluppo io devo andare a sostituire questa condizione nell'equazione della famiglia, esattamente come abbiamo fatto prima. Ci siete? Quindi questa la devo sostituire qui dentro. Che cosa viene fuori? Allora, abbiamo un x con 0 quadro più x con 0 quadro meno 2x con 0 quadro più y quadro meno r quadro uguale a 0. Mi accorgo subito che questi termini vanno tutti via. Che cosa rimane? Rimane
y quadro uguale a r quadro, cioè y uguale a più o meno r. Questa è l'equazione della curva in sviluppo che presenta due rami. Presenta due rami, y, quindi si tratta di due rette parallele all'asse x. Ma non ci meravigliamo, anzi ci aspettavamo proprio questo risultato, perché y più r sarebbe questa, y meno r sarebbe questa, e quindi le due curve in sviluppo, guarda un po', sono proprio queste, che sono quelle che poi noi vediamo nella lavorazione, cioè vale a dire questo fianco e quest'altro fianco, giusto? Soltanto che in questo caso lo abbiamo dimostrato matematicamente, perché noi dobbiamo capire prima il metodo con degli esempi più semplici e poi capirne la generalità che possono essere applicati a qualsiasi tipo di curva, ma che addirittura possono essere applicati anche nello spazio. Il concetto è lo stesso, il ragionamento ovviamente si complica. Ecco, però ora a partire da questo esempio io voglio dare anche spiegazione di un approccio diverso. Insomma, alla fine è la stessa cosa, però insomma si procede in maniera leggermente diversa. Allora il ragionamento è il seguente, con riferimento a questo esempio, ma che poi ha dei risvolti naturalmente generali. Allora andiamo a considerare quindi lo stesso esempio, lo stesso problema, lo vedo in chiave leggermente diversa. Ho xy, io vado a prendere un sistema di riferimento questa volta, mobile e solidale, qui lo traccio parallelamente, ma naturalmente coincidono, quindi questo è xy, questo è eta, questo è omega, quindi un riferimento fisso ed un riferimento mobile, quello mobile è solidale alla curva, in questo caso è solidale al portautensile, ok? Rappresento qui la curva, che in questo caso è una circonferenza. Va bene? Allora, diamo un approccio più generale. Indichiamo questo come un raggio vettore R0. Quindi noi andiamo a rappresentare la curva solidale al piano mobile in modo vettoriale. Va bene? Ecco, preferisco fare riferimento a questo esempio che ci è già familiare per introdurre un concetto generale. Lo rifaccio qui a fianco. Quindi se io ho un sistema di riferimento fisso, ho xy, e ho un sistema di riferimento mobile vuol dire in qualsiasi modo del piano, quindi il generico moto rototraslatorio nel piano, ed ho l'equazione di una curva appartenente a questo piano mobile, che è una curva generica del piano, ok? Quindi questo è omega xi eta, e ho l'equazione di questa curva, seguite? L'equazione di questa curva, e conosco il movimento di questo piano in una configurazione diversa, questo si troverà qui per esempio, quindi questo è xi primo, omega primo, eta primo, e questa curva che è solidale al piano mobile si troverà qui, ok? E così via nelle varie configurazioni. Quindi andiamo a distinguere il movimento del piano mobile, ok, rispetto al piano fisso, che in generale è un generico moto rototraslatorio. In questo caso particolare abbiamo la traslazione secondo una sola direzione, ok? Nel caso generale abbiamo traslazione in xy e anche una rotazione, ok? E abbiamo l'equazione della generica curva, per esempio in forma vettoriale, rispetto al piano mobile, ok? Quindi il discorso ha validità generale.
Noi vogliamo andare a trovare, nel caso più generale, ma sempre con riferimento a un noto piano, l'equazione della curva in sviluppo di questa famiglia di curve. Va bene? Cioè, vale a dire l'equazione di questa curva, nel caso più generale. Allora, con riferimento a questo esempio semplice, che abbiamo già risolto in maniera, diciamo, più diretta, vediamo di introdurre un approccio un po' più potente, un po' più trasversale, se volete, un po' più generale. Allora, l'equazione della curva nel riferimento mobile. In questo caso la curva è una circonferenza e quindi scriviamo in forma vettoriale l'equazione di questa circonferenza nel piano mobile. Va bene? Allora, la indico con R0 e naturalmente un vettore che ha come componenti, questo l'abbiamo indicato con una, anzi non l'abbiamo indicato, lo indichiamo con teta, quindi sarebbe un R, quindi R0 è il vettore, il raggio lo lasciamo R, quindi abbiamo un R coseno di teta I più R seno di teta J. Qui possiamo dare anche una rappresentazione matriciale, ma questo lo vediamo dopo. Ok, diciamo che al variare di teta, in questo caso teta è il parametro della curva, non è il parametro del moto, perché variando teta questo raggio vettore gira e quindi i punti P, i vari punti P mi tracciano la curva. In questo caso è una circonferenza, ma ovviamente il discorso è valido in generale. Ci siete? Questo è il parametro della curva, quindi questa sarebbe una R0, scriviamo in questo modo, una R0 di teta, ok? Perché la stiamo, o meglio, R0 di R e di teta, solo che R è costante. Vabbè, facciamola ancora più generale, quindi la R0 di R e di teta, in coordinate polari in sostanza. Andiamo ora invece a considerare, quindi a separare le due cose, cioè l'equazione della curva dal movimento del piano mobile rispetto al piano fisso. Va bene? Allora, qui è abbastanza semplice, ma noi sappiamo come fare in generale, perché noi possiamo utilizzare una matrice di trasformazione che tiene conto sia della rotazione che della traslazione. Va bene? Allora, la matrice di trasformazione dal piano mobile al piano fisso, in generale vi ricordo che è questa. Allora abbiamo un coseno alfa meno sen alfa, coseno alfa, 0, 0. Qui ci va la traslazione, in generale io scrivo x omega y omega 1, quindi questa parte, come ricorderete, questo minore 2x2 di questa matrice 3x3 è la parte di rotazione e questa tiene conto della traslazione. Quindi in effetti questo è, in generale sarebbe x omega, questo sarebbe y omega e qui abbiamo un angolo alfa di rotazione della xi rispetto alla x in senso antiorario positivo. Va bene? Abbiamo visto in generale, in realtà se andiamo a vedere queste colonne rappresentano nient'altro che le componenti dei versori del piano mobile rispetto al sistema fisso. Ok? Benissimo. Ma nel caso specifico del nostro esempio, quindi procediamo in parallelo, quindi discorso generale però con un occhio all'esempio, questo spero che possa aiutare a capire meglio. Quindi in questo esempio la matrice di trasformazione diventa questa.
Qui è un caso semplice, no? Scelto apposta per partire con un caso semplice. Qui alfa quanto vale? È costantemente uguale a zero. Perché? Perché il piano mobile non ruota rispetto al piano fisso, anzi si muove secondo una traiettoria rettilinea, quindi un moto traslatorio rettilineo. Quindi alfa è costantemente uguale a zero. Per cui la matrice di trasformazione diventa particolarmente semplice. Coseno di 0, 1, seno di 0 è 0, seno di 0 è 0, 1, 0, 0. Attenzione, x omega c'è, sarebbe il nostro x con 0, l'abbiamo indicato, giusto? In questo caso l'abbiamo indicato con x con 0, sarebbe l'x omega. Y omega è uguale a 0, perché omega nel sistema fisso sta proprio sull'asse delle ascisse, quindi y omega è 0 e qui 1 perché stiamo, come detto più volte, ragionando in coordinate omogenee, quindi siccome è un punto proprio qui ci va 1. Okay. Questa è la nostra matrice di trasformazione, nel caso generale, nel caso particolare. Va bene? Ok, nota la matrice di trasformazione, a questo punto noi possiamo ricavare l'equazione della curva che sarebbe questa nel riferimento fisso, oppure che sarebbe questa nel riferimento fisso, per esempio. Come? Basta moltiplicare questa per la matrice di trasformazione. Ok? E allora andiamo a fare questa operazione molto semplice per l'esempio che abbiamo considerato. Quindi abbiamo R quindi sarebbe l'equazione vettoriale della stessa curva nel riferimento fisso, questa è nel riferimento mobile, quindi la R è uguale alla T, che quindi è 1 0 0 1 0 0 x con 0, 0, 1, che va a moltiplicare queste componenti, che rappresentano la funzione vettoriale della curva, in questo caso una circonferenza. Quindi abbiamo R coseno di teta, R seno di teta e sen teta cos teta è 1. Allora, a questo punto andiamo a sviluppare, la scriviamo qui a fianco, quindi otteniamo quanto segue. Allora, R, quindi riga per colonna, per cui abbiamo un R cos teta più x con 0, in questo caso la scrivo in forma vettoriale, più R sen teta J. Ok? Va bene? Quindi questa è l'equazione della circonferenza nel piano mobile. Questa è l'equazione della circonferenza nel piano fisso. Ok. Allora, questa la possiamo cancellare. Eccoci qua. A questo punto vogliamo trovare la curva in sviluppo, ma vediamo di dare maggiore senso fisico a quanto abbiamo visto fino ad ora dal punto di vista matematico. Allora, se io prendo un punto generico della curva, in generale, se io vado a considerare il D
il DR in DR in dθ, dove R è il raggio vettore, vettore posizione di questo punto nel sistema fisso, questa derivata è la derivata di un vettore, vi ricordate? Quindi la derivata di un vettore tiene conto del cambio di direzione e del cambio di modulo. Parlammo a suo tempo della formula di Bohr, ricordate? Okay. Ma come risultato che cosa ci dà? Ci dà un vettore tangente, tangente al curvo, va bene? Quindi dr in dθ in realtà è associato ad un vettore tangente, ok? Ma questo punto che noi abbiamo scelto, che noi indichiamo con P in generale, si muove perché è un particolare punto della curva, ok? Quindi questo punto P in un istante successivo, quindi nella configurazione primo, questo punto P sarà andato a finire qui, giusto? Questo sarà P', cioè è immobile sulla curva, ma si muove poiché si muove rispetto alla famiglia, naturalmente. Ok? Quindi se noi fissiamo un punto sulla curva e andiamo a considerare il movimento del piano mobile, e questo punto traccia una traiettoria, giusto? Quindi noi abbiamo in sostanza una traiettoria di questo punto, pur essendo fisso sul piano mobile, ma poiché il piano mobile si muove, rispetto al piano fisso traccia una traiettoria, va bene? Quindi dr in dθ rappresenta il vettore tangente alla curva, perché sto derivando rispetto a θ, che è un parametro della curva. Seguite? Se invece vado a considerare la derivata parziale di R, in questo caso in dx con 0, dove x con 0 è il parametro del moto, quindi io sto facendo riferimento al caso generale, però qui lo sto scrivendo per questo caso particolare, va bene? Faccio questo parallelismo sperando di rendere le cose più comprensibili. Se vado a fare la derivata rispetto al parametro del moto, qui che cosa ottengo? Ottengo un vettore che è tangente a chi? Alla traiettoria di quel particolare punto, perché se io faccio la derivata parziale rispetto a θ, vuol dire che io qui sto considerando una particolare posizione, ok? Cioè una certa x uguale a x con 0, perché sto considerando solo la variazione rispetto al parametro θ. Da quest'altra parte io faccio la derivata parziale rispetto a x con 0, ma sto considerando un certo θ che è uguale a θ 0, ci siete? Quindi quel particolare punto, perché per un θ 0 io ho un punto. Quindi in un caso ho il vettore tangente alla curva, nell'altro caso ho il vettore tangente alla traiettoria del punto in seguito al movimento del piano mobile. Cioè questo. Va bene? Quindi questo lo indichiamo per esempio con T1 e questo lo indichiamo con T2. Cosa voglio mettere in evidenza? Che questi due vettori sono diversi in generale, ok? Ma siccome noi vogliamo trovare cosa? La curva in sviluppo, cioè la curva arancione, cioè quella che è tangente a tutte le curve della famiglia. E quindi questo accade quando? Quando tra i vari punti P io vado a prendere questo P segnato, che è l'unico punto nel quale i due vettori tangenti sono uguali, cioè tangente, cioè sono uguali il vettore tangente alla curva e il vettore tangente alla traiettoria del punto.
questo fatto può essere imposto matematicamente come parallelismo di due vettori, ma due vettori sono paralleli quando il loro prodotto vettoriale è uguale a zero. Questo è quello che noi ci apprestiamo a fare. Vado a calcolare separatamente queste due derivate parziali, che comunque producono derivate parziali di vettori, quindi producono vettori naturalmente, e poi impongo che il prodotto vettoriale tra gli stessi sia uguale a zero. Questo discorso matematico, come appena detto, corrisponde all'imporre che quei due vettori tangenti coincidano, e quindi questo mi porta a individuare questo punto e insieme a quello tutti gli altri che vanno a costituire la curva in vivo. Va bene? Ok, andiamo quindi a sviluppare queste derivate. Allora, devo fare dr in dθ e quindi ho semplicemente meno r sin θ, derivata parziale, quindi questa è uguale a 0, e questa è la i, più r coseno di θ, e questa è la j. Ho derivato r rispetto a θ, va bene? Ora vado a derivare r rispetto ad x con 0, ma se vado a derivare rispetto a x con 0 ho solo questa variabile e quindi viene 1, questo è uguale a 0, quindi qui avrei semplicemente i, 1 per i, in questo caso particolarmente semplice naturalmente, però il discorso ovviamente, come vi sto dicendo, è valido in generale. Bene, questi due vettori devono essere paralleli. Come vi dicevo, questo viene imposto in questo modo. Quindi dr in dθ, prodotto vettoriale dr in dx con 0, deve essere uguale a 0, 0 vettore, perché il prodotto vettoriale mi dà un vettore. Bene, questa equazione è molto nota in letteratura e si chiama equazione del meshing. Ed ha validità generale. In realtà noi stiamo portando avanti questo esempio semplice, ma qui stiamo imponendo che i due vettori tangenti sono paralleli tra di loro. Qui andiamo a fare una derivata parziale rispetto al parametro caratteristico della curva, e questa è la derivata parziale rispetto al parametro caratteristico del moto. Ok? Del moto e della curva. Prodotto vettoriale deve essere uguale a zero. Questa è l'equazione del meshing. Ok? Che se poi andiamo a materializzare queste due curve in profili, questi sono profili coniugati. E quindi questo ragionamento ha validità generale per tutti i meccanismi con coppie superiori, meccanismi a camme e ruote dentate. E ciò vale non soltanto per il moto piano, ma anche nel moto spaziale. Andiamo avanti comunque, perché noi vogliamo concludere questo esempio. Vogliamo concludere questo esempio, quindi andiamo a sviluppare questo prodotto vettoriale. Allora, il prodotto vettoriale lo possiamo sviluppare in maniera molto semplice in questo modo. Quindi abbiamo detto dr in dθ vettore dr di x con 0, con questo determinante ijk, con le componenti di
questi vettori, quindi abbiamo meno r sen teta, meno r seno teta, r coseno teta 0, e l'altro semplicemente 1, 0, 0. Ok, allora, sviluppando questo determinante ci accorgiamo che abbiamo la sola componente z diverso da 0, quindi secondo il versore k, e quindi abbiamo praticamente meno r coseno di teta. Questo prodotto vettoriale che viene dall'equazione del meshing deve essere uguale, come detto, a zero vettore. Zero vettore è un vettore di componenti nulle. Siccome l'unica componente è k, vuol dire che deve essere nulla quella componente lì. Ok? Quindi questa diventa, da equazione vettoriale, un'equazione scalare. E quindi cosa otteniamo? Meno r coseno di teta uguale a zero. In questo caso particolarmente semplice, ma che ci ha consentito di applicare subito il metodo generale, otteniamo questo risultato dell'equazione del meshing, cioè coseno di teta uguale a zero. Va bene? Ok. Coseno di teta uguale a zero, ma l'equazione della famiglia in forma vettoriale era questa. In forma vettoriale rispetto al sistema fisso, va bene? Perché qui c'è sia r, che in questo caso è costante, c'è sia teta e c'è il parametro del moto, quindi questa è l'equazione della famiglia. L'equazione del meshing ci porta a dire questo, quindi vuol dire che il coseno di teta deve essere uguale a zero. Questa la vado a sostituire nell'equazione della famiglia, questa volta espressa in forma vettoriale, e questo cos teta deve essere uguale a 0, quindi r è uguale ad x con 0 i, va bene, ma coseno di teta uguale a 0, il coseno è uguale a 0 per teta uguale a pi greco mezzi, ok? A pi greco mezzi, e quindi il seno diventa uguale a 1, va bene? E quindi qui otteniamo più o meno j, più o meno perché il coseno è uguale a 0 anche per meno pi greco mezzi o per 2,70, e naturalmente in tal caso il seno da più diventa meno 1, quindi dobbiamo considerare tutte e due le possibili soluzioni. Ok? E 1, però ho dimenticato che il seno di teta è più o meno 1, ma c'è r naturalmente, quindi qui dobbiamo metterci r scalare, giusto? Perché abbiamo r sen teta, il sen teta è più o meno 1, r sen teta è più o meno r. Che cosa abbiamo ottenuto? Lo stesso risultato di prima, ovviamente. Ecco, l'ho lasciato qui, y uguale a più o meno r, qui è scritta in forma vettoriale, ma è la stessa cosa. È la stessa cosa perché io ottengo, questa è l'equazione della curva in sviluppo, in forma vettoriale, questa è l'equazione della curva in sviluppo, che praticamente è la stessa di questa. Beh, sarebbe strano se avessimo ottenuto un risultato diverso, ok? Perché? Perché questo vettore in componenti cartesiane ha x con 0 che è da qui a qui, giusto? Questo è x con 0, e poi ha, secondo j, r, quindi questo è un punto più o meno r, l'altro punto sta sotto. Al variare di x con 0 praticamente abbiamo questo risultato. Bene?